Sei pronto che tra poco vedremo la parata di cui tutti parlano? Diego! Hai paura? No vabbè Antonio, ma quanto è spettacolare! No ragazzi, guardate un po' Minnie! Chiara, noi siamo in fila per vedere... Topolino! Topolino! Eccolo qua! Vabbè, è bellissimo, mamma. Lo so, amore. È magico. No, Re Leone. Re Leone. Stare bene, ricordiamolo sempre. Così potrai capire cosa fare da grande. Ma adesso andiamo al mare, riposiamo la mente. La villa con piscina, la mia famiglia unita. Un nuovo video arriva, ma chi sola. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine. E benvenuti in questo nuovo folle vlog. Ragazzi, siamo a Disneyland. Siamo a Disneyland Paris e stiamo per andare a vedere le super parate e le acrobazie di questa sera. Quindi non abbiamo tempo, dobbiamo andare. Andiamo! Ma dove andiamo, corri, andiamo! Ragazzi, non voglio arrivare in ritardo, voglio andare assolutissimamente a vedere la parata perché hanno detto che è una delle cose più belle. Andiamo e appena arriveremo lì vi faremo vedere tutto quanto nel dettaglio. Ragazzi, stiamo andando a prendere posto per la parata che c'è qua alle 5:30. Dicono che è uno spettacolo bellissimo e noi dovremmo essere là davanti alla cupolina, quindi andiamo! Non vedo l'ora di iniziare questi spettacoli che secondo me sono troppo favolosi. Vabbè ragazzi, appena iniziano, incomincio. Si terrà qua tutto il centro della parata, dove farà praticamente tutto il giro intorno al parco. Io non vedo l'ora che arrivi, perché ci saranno un sacco di personaggi. Prima di iniziare a vedere la parata, un bel palloncino per Diego e popcorn per Chiara, così almeno la guardano in compagnia, perché di là c'è Minnie e di qua c'è Topolino. Grazie! Grazie! Merci! Thank you very much! Grazie! Wow! Adoro! Eccolo qua Topolino! Andiamo! Allora, sei pronto che tra poco vedremo la parata di cui tutti parlano? Certo. Quindi sarà uno spettacolo assurdo. Quindi, super ragazzi, bellissimo sarà. Super bellissimo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale perché ci saranno un sacco di vlog. Mi raccomando, sì. Mi raccomando. Forza, forza, che mi sa che tra poco inizia. Sì, sto vedendo già che è in fermento tutto quanto. Quindi guardiamo. Si inizia, tutti che battono le mani. Chiara, Diego, battete le mani. Papà Antonio, però tu non stavi battendo le mani, Stavo filmando. Non va bene, dovevi battere le mani. Sempre solito, papà Antonio. Questa mi fa morire perché a volte si mette a ballare. No, vabbè ragazzi, fantastici. Vai Chiara! È quello blu, è quello blu! È il genio della lampada, amore. È il genio della lampada, sì. Quella bianca? Mary Poppins. Tu, insieme a mamma Giulia non ci fermiamo più. Il nostro mondo è questo, scoprilo pure tu. Viviamo dentro un film, ci sono quelli lì che provano a imitarci, sono solamente fake. Originali sì, ma come quelli lì che fanno solo bla bla bla. Toy Story! Guarda, Buzz Lightyear! La mia famiglia unita, un nuovo video arriva, ma Peter Pan, Wendy e i bimbi sperduti. Però non so chi è. L'estate sta arrivando, mi viene insieme a noi. Capitano Uncino. Noi, cara Diego. Ragazzi, un
sulla sabbia e il mare ci guarda. Fa troppo caldo, facciamo giù. No vabbè ragazzi, è fantastico. Ragazzi, questo sono spettacolare. Divento, adesso è tutto ok. C'era Diego. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi. Diego, hai paura? Il nostro libro, amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia. In più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. No vabbè Antonio, ma quanto è spettacolare! No vabbè ragazzi, io non posso spiegare che cosa stiamo provando a vedere questa parola. Caro Diego, ma chi solamente tu? Insieme a mamma Giulia non ci fermiamo più. Il nostro mondo è questo, scoprilo pure tu. Viviamo dentro un film. Originali sì, non come quelli lì che fanno solo bla bla bla. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi. Così puoi divertirti e fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Care Diego, tutto vero. Stiamo andando in albergo perché vogliamo lavarci, perché stasera abbiamo un sacco di cose belle da sì, vedere. Però prima facciamo la pellicola. Sì, vabbè, adesso stiamo andando in albergo. Siamo tirati una testata, andiamo in albergo e nulla. Ci sono pure le anatroccole. Sì, ci sono anche le anatroccole e niente. Andiamo in albergo, ci laviamo, ci cambiamo e poi andiamo a cenare insieme. A dopo. Ragazzi, dobbiamo andare a lavarci perché stasera c'è la festa con tutti i personaggi della Disney. Quindi ci vediamo dopo, tutti belli, lavati, docciati. Dai papà Antonio, vai a lavarti. A lavarti. Chiara, a lavarti. Mamma Giulia, a lavarti. Vabbè ragazzi, noi ci prepariamo e ci vediamo tra pochissimo che andiamo a cena con tutti i personaggi. Comunque io devo dire una cosa prima di salutarvi. Oggi la parata è stata veramente super bella. super fantastica. E devo dire anche una cosa, guardate cosa so fare. Oh sì, lei sa fare le capriole. Anzi, e se vi piacciono le capriole e ovviamente i nostri video, ci dovete lasciare un bel like, ma soprattutto iscrivervi al nostro canale. Ciao! Eccoci qua ragazzi, siamo super pronti per uscire e andare alla serata. Sì, posa le bolle e siamo pronti per andare alla serata dei super personaggi. E invece dopo cena ci sono le super acrobazie da vedere al buio, perché ci saranno un sacco di fontane. Quindi mangeremo con Minnie e tutti i personaggi. E che spettacolo ci sarà? Non lo sappiamo ancora. Quindi ragazzi, andiamo a cena con i personaggi e poi, eccolo qua Diego, e poi andiamo a vedere questo spettacolo di luci. Ed eccoci qua super pronti, vestiti super sportivi, perché dobbiamo essere comodissimi. Oh, e andiamo a cena. Sì, adesso andiamo a chiedere se ci danno un passeggino. Va bene, te l'avevo promesso. Tranquillo, andiamo. Trovano un posto. Uno solo? Un attimo, due. No, uno solo abbiamo detto. Che va bene, se lo volete poi lo dividete dopo. Abbiamo intenzione di andare a chiedere un passeggino, perché non so se stasera Diego riuscirà a camminare avanti e indietro, perché lo spettacolo è alle 10:20, sarà sicuramente stanco morto. Quindi andiamo a chiedere se hanno un passeggino da darci. Andiamo. Eccoci qua ragazzi, siamo usciti dall'hotel e stiamo andando al super ristorante. Guardate qua i miei pezzi di cuore, eccoli qua. Questi qua sono i miei cuoricini, le mie macchiettine come siete anche voi, perché sapete che io vi voglio bene, quindi... Anche noi ti vogliamo bene. Ovvio, meno male. Quindi ragazzi, ora andiamo a cena. Non so se riusciamo a farvi vedere che cosa c'è stasera da cena, però noi ci proveremo. Ragazzi, questo si chiama un lago, vero? Sì, guardate che ci sono un sacco di carpe. Carpe, sì, giusto.
carpi che sono lunghe così. Sì, sono veramente grosse. No, non esagerare. Com'erano grosse più o meno queste carpe? Erano così, un metro. Erano così. Bravo, sì, erano grosse così. Vabbè, Chiara ha la tendenza ad esagerare nelle cose, ma vabbè, è meglio, Chiara. Sì. Ragazzi, questo è il super lago, questo è il nostro albergo che stiamo andando ora a cena. Ho fatto una bolla. Amici, mi sono dimenticata di dirvi che il passeggino all'interno dell'hotel non si può prendere, ma si può prendere all'interno del parco. Ovviamente, ragazzi, è un noleggio, quindi lo prenderemo per qualche ora, se ovviamente abbiamo la necessità. È capace che magari Diego talmente tanto ometto che non ha neanche bisogno del passeggino. Come? Stop. Come stop? Vediamo, vieni qua Diego, vieni. Bravo! Sta imparando da ieri a fare la ruota insieme a Chiara, che Chiara continua a dirgli falla. Mi sa che prima che torniamo a Roma, Diego avrà imparato a fare la ruota. Vabbè ragazzi, intanto andiamo che io ho un po' l'acquolina in bocca. Vai, di nuovo, 3, 2, 1... Bravo! E ragazzi, la mongolfiera di nuovo in cielo. Ecco qua amici, guardate lassù la mongolfiera, che abbiamo capito che di giorno la tengono bassa e di sera la tengono alta. Macchiette, macchiettine, mi sono dimenticata di dirvi una cosa super importante. Essendo che questo è un super canale vlog, mi raccomando, iscriviti al nostro canale, perché non è il nostro solito canale. Quindi iscriviti e condividi soprattutto questo video con i tuoi amici o amiche, mi raccomando. Ovviamente ci hanno fatto controllare all'interno dello zaino e di là muore il ristorante, perché risultava che i miei occhiali da sole fossero in una scatolina misteriosa, e quindi ovviamente là ci sono le sicurezze, e quindi abbiamo dovuto aprire lo zaino di mamma Giulia. Ma noi super corretti, mi raccomando, ogni volta che uscite ricordatevi sempre ciò che avete nello zainetto, di portarvi il minimo indispensabile e soprattutto cose che vi possono servire, tipo i fazzoletti, tipo i vostri documenti, tipo bravissima. Ma ovviamente bimbi, mi raccomando, non portate roba che sia di vetro, perché ai controlli della sicurezza vi possono fare delle questioni. Quindi le bottigliette sempre rigorosamente di plastica. Quindi mi raccomando, macchiette, macchiettine, bisogna sempre fare le cose in normativa, mi raccomando. Ragazzi, stiamo per andare a mangiare, cioè mi avete lasciato che era giorno, praticamente ora è già buio, perché nel mentre siamo andati a fare due compere, che quando entro in albergo facciamo vedere, che ho comprato delle calamite, e ora andiamo a cena. Chiara sta facendo la fashion blogger. Chiara, che stai facendo? Aspetta, andiamo. Ragazzi, guardate di sera tutto illuminato, che spettacolo che è. Stiamo entrando di nuovo nel parco, perché stasera c'è lo spettacolo dove c'è il castello delle principesse, quindi top. Ragazzi, illuminato e tutto quanto spettacolare, no, veramente bellissimo. E dietro quella cupolina lì tutta illuminata, noi ceneremo questa sera. Ragazzi, siamo appena arrivati e guardate già chi c'è, i super personaggi, non ci posso credere. Vai, passate, andiamo a sederci, andiamo. No ragazzi, guardate un po' Minnie, è bellissima. No vabbè, l'adoro. Chiara, Diego, sì, adesso andiamo a prendere da mangiare. Ecco qua, pasta col sugo per Chiara e Diego. Dai, vai, ok. Chiara, vieni che io te scegliamo. Vediamo un po' che cosa c'è. La zuppetta prendiamo? Ok, allora cerchiamo la zuppa. Vediamo un po' qua cosa possiamo prendere. Ragazzi, c'è un sacco di roba. Vabbè, dopo vi facciamo vedere cosa mangiamo. Eccola qua, Chiara, ce n'è anche qua. Quei crostini, se vuoi, ci sono anche. C'è Pippo! Chiara, che emozione è aver salutato Pippo? Ed ecco qua il nostro fantastico amico Pippo. Wow! Ragazzi, com'è favoloso. Chiara, noi siamo in fila per vedere Topolino. Eccolo qua! Chiara, ciao! Chiara, che cosa andiamo a prendere? Non lo so. Non volevi prendere le fragole, mi hai detto? No, non ci sono, una cosa di fa. Chiara, il marshmallow col cioccolato? Oh yeah! No, basta però, basta! No, tu
due, ciao. Due poi basta, che ti viene mal di pancia. Brava amore, posa lì, bravissima. Ora voglio un po' di ananas. Come ananas? Beh, lo prendiamo dopo, prendiamo del melone, va? Tanto qua c'è un piattino, prendiamo del melone. Ragazzi, guardate un po', abbiamo anche Pluto. E convinci tuo fratello a fare la foto? Diego! Ah, vedi che se la montagna non va Maometto, Maometto va alla montagna. Grazie, Pluto! Ecco lì Tigro che se ne vuole andare. Brava Chiara, saluta bene tutti i personaggi che adesso andiamo allo spettacolo notturno. Ma siamo seduti in piedi? Eh? Secondo me seduti. Macchiette, macchiettine, guardate quanta gente c'è a vedere lo spettacolo di Luci. No vabbè, io penso che così tanta gente tutte insieme di non averla mai vista, penso. Chiara, adesso vediamo le luci. Ragazzi, sta incominciando lo spettacolo delle luci e non vedo l'ora di sedermi per potervi godere lo spettacolo. Lo so amore, è magico. Il nostro mondo è questo, scoprilo pure tu. Viviamo dentro un film, chi sono quelli lì che provano a imitarci, sono solamente fake. Originali sì, ma come quelli lì che fanno solo bla bla bla. L'estate sta arrivando, vieni insieme a noi, così puoi divertirti. Chiara, com'è? Anche Diego super occupato a fare video, oh? Ma sembra anche secondo me è bellissimo. Questo c'è anche Rocky che fa parte di noi. Chiara e Diego, tutto vero. È bello divertirsi, ma la scuola è importante. Cosa succederà ora? No, vabbè, ti prego. Ma adesso andiamo al mare, riposiamo la mente. La villa con piscina, la mia famiglia unita. Un nuovo video arriva, ma chi solamente tu. Così non ho paura del nuovo personaggio. Però non so. No, Re Leone! Re Leone! No, vabbè! Adoro! Adesso è tutto ok! Chiara e Diego! L'estate sta arrivando, mi rilassiamo! The end. Chiara, com'è stato lo spettacolo di luci? Bellissimo. Bellissimo, difatti noi ci stiamo recando verso l'hotel. Appena arrivati vi racconteremo un po' di cose. Allora amici, talmente tanto abbiamo camminato oggi che Chiara ha le fitte al piede. Diego sta dormendo agli piedi, come potete notare. Mamma Giulia è super stanca e papà Antonio ce la fa più. Perché dovete sapere che noi dal parco, che in pratica saranno un chilometro e mezzo, al hotel, quindi all'hotel, papà Antonio si è fatto con in braccio Diego tutto il percorso, vero papà Antonio? Sì, ho le braccia che non me le sento più. Però dai, adesso a parte gli scherzi. Papà Antonio, com'è stato lo spettacolo? Molto bello. No, ragazzi, fantastico. È stato bellissimo, veramente allo stato merita. Puro. Merita veramente. Dobbiamo rivenire. Assolutamente. E ovviamente, se volete esprimere un desiderio su che cosa farvi regalare dai vostri genitori, secondo me venire a Parigi è una delle cose più belle che voi potete fare. Quindi vabbè, allora facciamo gli ultimi passi per andare in hotel. No, non ci finiamo più. Ecco, papà Antonio, riprendi il nome, oh, Diego. Sì.
Chiara si mette la scarpa e siamo pronti per affrontare gli ultimi 500 metri prima di arrivare nel nostro fantastico letto. Andiamo! Oh, finalmente amici, siamo arrivati in camera. Abbiamo un sacco di cose da sistemare. Soprattutto domani abbiamo la partenza e abbiamo ancora tutte le valigie in super disordine. Difatti ora sistemiamo tutto quanto e poi prima di andare a nanna vi do la buonanotte. Quindi un attimo che sistemiamo. Ragazzi, stiamo completando, sì amore, stiamo completando le valigie. C'è un pochino di disordine, ma stiamo cercando di fare tutto il prima possibile. Ma stiamo finendo. Sì, stiamo preparando, stiamo finendo. Mamma, le valigie. Dimmi. Dove sono quelli da... Li devo ancora tirare fuori. E niente, terminiamo le valigie. Mi sa che io vi devo salutare perché sono andata in bagno a fare il beauty gaze. Avete presente il beauty? Quello dove mettiamo la roba intima, quindi il bagnoschiuma, lo shampoo, il balsamo, comunque tutte le cose per l'igiene personale. Ebbene sì, mentre ero qua a fare questa valigetta, Chiara, papà Antonio e Diego si sono messi a dormire. Vabbè ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto ragazzi, mi raccomando, ci vediamo col prossimo video e nulla. Vado a dormire perché questo è il secondo giorno a Parigi e sono veramente distrutta. Domani ultimo giorno e ci saranno ancora un sacco di novità da scoprire. Vabbè ragazzi, a domani, un abbraccione e buona giornata a tutti. Ricordiamolo sempre, così potrai capire cosa fare da grande. Ma adesso andiamo al mare, riposiamo la mente. La villa con piscina, la mia famiglia unita. Un nuovo video arriva, manchi solamente tu. Così non ho paura del nuovo personaggio, però non so chi è, chi è, chi è. L'estate sta arrivando, mi viene.